Dietro le tenebre, con noi ci va così. Così bene. Che non so che cosa. Salve a tutti, amici YouTubers, e benvenuti dal vostro gladiatore GialloRosso94. So che molto probabilmente questo video verrà visto da poche persone, perché comunque ho già parlato dell'aspetto economico di questo affare e anche perché con tutta probabilità molte persone stanno guardando la serie a questa sera. Ma sinceramente non mi importa, io questo video non lo faccio. Stranamente per le visual, ma perché volevo semplicemente parlare dell'aspetto emotivo della cessione di Kevin Strottman al Marsiglia. Finora ho parlato soltanto dell'aspetto monetario: eh, potrebbe far bene, potrebbe far male, però adesso voglio parlare soltanto della mia opinione personale. Strottman è stato uno dei primi giocatori ad arrivare dopo il, il rinnovo con Garzia Allenatore. Uno dei primi giocatori a dare il via alla rinascita giallorossa e che ci ha aiutato ovviamente a fase alterne, a passare da uno stato di quinto o sesto posto, e se ci andava bene arrivavamo quarti, se ci andava bene, al rimanere nelle zone alte della classifica costantemente. Lui è stato uno dei principali artefici del nostro ritorno in Champions League direttamente, dopo alcuni anni veramente terribili. È un giocatore per il quale so, ho sempre straveduto tantissimo e qua diciamo che va oltre l'aspetto tecnico del giocatore. Nel primo anno era un giocatore fantastico, sia tecnicamente che caratterialmente, un giocatore che ti faceva godere, ecco. E ci sono quei giocatori che quando li vedi in campo che fanno quegli interventi duri, che si fanno sentire in campo, che non hanno paura di far sentire la propria grinta anche contro qualsiasi avversario. E oltre a questo ci aggiungiamo anche l'aspetto tecnico. Strotman era questo Strotman era un centrocampista universale. Pensate che è riuscito in cinque mesi, mesi ad entrare nel cuore di tutti i tifosi romanisti, che ancora oggi lo salutano con grande affetto, nonostante praticamente della sua esperienza alla Roma, due dei cinque anni siano stati sotto i ferri, perché purtroppo ha subito quel doppio infortunio che ne ha limitato le prestazioni. Il primo anno io ero innamorato di lui calcisticamente. Mi piaceva tantissimo ed era fortissimo, era praticamente il motore del nostro centrocampo, fino purtroppo a quell'infortunio maledetto al Crociato che ha subito in casa del Napoli. Da quella partita in poi era tornato a fine 2014, però purtroppo dopo due o tre partite, forse perché si è voluto forzare il suo rientro in campo, eh, si è rifatto di nuovo male in casa della Fiorentina ed è rimasto fuori fino a praticamente le ultime sei giornate della stagione ancora successiva quindi ha subito un calvario che dire eh, difficile, complicato è dire poco. Da quel rientro in poi, salvo le prime partite di quella stessa stagione, Strotman non è mai più riuscito a tornare quello di un tempo, non tanto dal punto di vista della grinta, che quella non è mai mancata neanche nelle prestazioni peggiori. La grinta e il carattere sono sempre rimasti tali, dal primo all'ultimo minuto. Però le qualità tecniche sono vistosamente calate. Vuoi per paura dello stesso giocatore di subire un infortunio del genere? Vuoi per altro? Comunque, purtroppo era una cosa anche prevedibile, perché quando un giocatore subisce un doppio infortunio di questo genere, difficilmente ritorna ai stessi livelli di prima. E per quanto io sia tuttora innamorato dell'aspetto caratteriale del giocatore, professionistico del giocatore, è, ammetto che purtroppo negli ultimi anni è calato molto. Mm, Tecnicamente parlando, e quindi eh, mi dispiace comunque della sua partenza perché eh, io. è una cosa che non, non va soltanto sull'aspetto tecnico. So bene che è una cessione che tralasciando le tempistiche avrei potuto vedere. Ho visto cessioni di gente come Salah, Allison, Nine Golan, Rudiger, eh, Quasi Manolas per un pelo geco, quindi. Negli ultimi due, soltanto negli ultimi due anni di gestioni importanti ne ho viste parecchie e sicuramente quella di Strootman a livello tecnico non è certo la peggiore di queste per quanto adesso molti la stanno paragonando come tale ma sicuramente è tutto dettato dalla rabbia del momento visto che non possiamo sostituirlo però mi dispiace mi dispiace veramente veramente tanto perché come ho appena detto se io ripenso ai giocatori che ci hanno fatto rinascere negli ultimi anni ed è inutile che dite eh ma non vinciamo niente ragazzi voi vi dico soltanto che noi nel 2011 sfruttavamo per una vittoria con l'Udinese che ci poteva far lottare per un eventuale quarto posto con l'Udinese, ecco, è stato uno dei principali artefici lui, è stato uno che ha sempre messo il massimo per la nostra maglia, uno che ci ha sempre difesi da tutti, anche quando i Juventini lo hanno offeso non ha avuto paura di mostrare, eh, di fare col braccio così non, ha avuto, non se ne è fregato un giocatore che ha sempre difeso quello della Roma che ha giurato di non andare mai alla Juve in una situazione complicata come era quella dopo la cessione di Pjanic. Strottman ha sempre dato il massimo per i nostri colori e io voglio fare questo video soprattutto per ringraziarlo per dirgli grazie di tutto quello che ha fatto per noi molta gente adesso ce l'ha con te perché dice eh tu potevi anche rifiutare e eh, questo è ringraziamento per chi eh, ti ha stipendiato per due anni di fila senza che giocassi mai ragazzi mh, mi, sembra mi sembra ingiusto dare le colpe a lui del doppio infortunio non tutti sono come Tommasi che si decurtò quasi tutto lo stipendio nel suo periodo di infortunio il 99% delle persone continua a prendere i soldi e non è certo colpa di Strotman se, se è dovuto stare fuori costanto tempo io sono sicuro che questa decisione è stata presa da tutti, non solo dalla Roma ma anche dal giocatore. Sicuramente il giocatore, come ha detto di Francesco per Onangola Anno per, Al ah no, per Allison, se un giocatore si impunta per voler restare, un modo per farlo restare si trova. Quindi se è stata accettata questa offerta è anche perché dalla parte dell'olandese c'è una piccola volontà di cambiare. Di questo me ne dispiace ma purtroppo è un giocatore come tutti gli altri, quindi non mi resta altro che accettare questa scelta. E augurargli tutto il meglio possibile per la prossima stagione. C'è cioè chi gli augura, ho letto veramente un commento, ti auguro di farti un quarto intervento al ginocchio, robe veramente allucinanti, ma io non sono un tifoso di questo genere. Mi dispiace perché probabilmente anche lui poteva fare uno sforzo in più per rimanere. Quello assolutamente. Però non voglio fare questo video per accusare nessuno, per prendermela con nessuno altro, era semplicemente un video tributo che non ho voluto fare con immagini sue, con gol suoi, eh, perché mi fanno soltanto stare peggio, non l'ho fatto per Nainggolan e per quell'altro, non perché non avessi voglia, perché l'avrei potuto fare benissimo, ma perché mi fa male vedere eh, le belle cose che ha fatto un giocatore che ormai non è più della Roma, quindi ho voluto fare questo video molto semplice con la maglia di Strotman datata di ben 5 anni fa, alla quale... Te Tenevo e, ten e terrò tuttora eh, gelosamente. Ho fatto una fase un po' la cazzo, però comunque è una metà alla quale terrò sempre, moltissimo perché eh, rimane per me un giocatore professionalmente ass assurdo. E niente, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti voi come avete preso la cessione di Strottman al Marsiglia, vedremo un po' quello che riusciremo a fare. Nonostante tutto, grazie Lavatrice per il gol al Napoli, il gol nel derby, le imbruttite ai vari Balotelli, Lulice, a tutti quanti. Grazie veramente di tutto, e in bocca al lupo per la tua prossima avventura. Ciao Kevin, e ciao ragazzi. Sempre Forza Roma, questo non dimenticatevelo mai. I giocatori partono, purtroppo, ma la Roma resta sempre. Ciao ragazzi.